Mario Passanante non c'è due, senza tre, vincitore del trofeo Cave di Cusa, campione italiano, vittoria in casa meritata. Che dirti, ti ricordi abbiamo fatto un'intervista qualche giorno fa, scherzando ti avevo detto speriamo di riuscire a tirar fuori la terzina, questo termine è molto bello. Caspita, ce l'ho fatta. È stata una gara davvero molto difficile perché con il brutto tempo, con tutto il fango che abbiamo incontrato per strada, sai, non è stato semplice. Poi con le vetture un po' più datate questo aspetto è ancora più, diciamo, è più problematico, ecco, portare in giro una vettura di tanti anni in mezzo a queste intemperie. Tutto sommato è andata bene, sono felicissimo. Ho rischiato un paio di volte di andare fuori strada perché te l'ho detto, con il fango non è facile, però alla fine devo dire che mi sono divertito come un matto, ci siamo divertiti, abbiamo fatto bene, quindi sono contento e davvero tanto contento di essermi ripetuto in casa in una gara così difficile. Avversari certamente fortissimi, dove hai fatto la differenza? Assolutamente, guarda, gli avversari ovvio erano fortissimi, te l'avevo detto che c'erano avversari tosti, ma che dirti, la differenza, io credo che alla fine la differenza è stata fatta nelle prove in notturna, credo, nelle prove all'imbrunire in notturna, sono stato probabilmente più continuo, ho fatto meno errori e quindi sono riuscito a tenere una certa linea e una certa media e quindi alla fine, diciamo, il risultato sono riuscito a sopravanzare gli altri, ecco.